Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, insomma, in questo video per andare a parlare di un'ufficialità in casa Cosenza, perché è arrivata già da diverso tempo, era già nell'aria, ma adesso ci è arrivata l'ufficialità ieri con un messaggio Instagram e con un comunicato ufficiale dell'Alessandria. È arrivata l'ufficialità quindi della cessione titolo definitivo di Bruccini all'Alessandria, centrocampista classe 86 che firma un biennale con l'Alessandria. Dispiace, ragazzi, dispiace perché è un giocatore che ci ha dato tanto al Cosenza, ha dato veramente tanto al Cosenza, ragazzi. Con l'anno in cui siamo saliti in B, con la promozione comunque con i playoff, ma anche durante la stagione è stato veramente fondamentale. 2 anni di B, ragazzi, è un giocatore che per noi veramente è stato fondamentale, ha fatto la storia del Cosenza comunque negli ultimi anni. Quindi sicuramente un peccato vederlo andare via, anche perché è un giocatore, secondo me, come riserva neanche troppo scarso. Quindi, ripeto, dispiace molto. Adesso lui andrà all'Alessandria in serie C, se la lotterà per ritornare in serie B con la maglia dell'Alessandria, perché comunque l'Alessandria è una squadra che lotta nel girone A per arrivare prima. Sulla carta la squadra ha una squadra, secondo me, da primo posto, però per ora il Renate sta dominando. Comunque, vediamo un po', ragazzi, chi arriverà più che altro, perché ripeto, un peccato, questa cessione è veramente un grande peccato per quello che ha fatto, però ha i suoi anni. E posso anche accettarla questa posizione, si può anche accettare, seppur dispiace tanto, è una decisione anche giusta perché comunque nelle ultime giornate stava giocando poco, dal punto di vista magari fisico non poteva reggere tantissimo i ritmi di una serie B, e quindi ci sta la successione. Tra l'altro ci monetizziamo anche, quindi alla fine possiamo anche accettarla la successione. È un peccato, ripeto, però è fondamentale che adesso il Cosenza, oltre a fare i rinforzi che servono, quindi un attaccante barra due di alto livello, un difensore comunque che faccia riposare i vari Tiritiello e Idde legittimo, serve adesso anche un centrocampista, comunque un centrocampista, perché comunque noi a centrocampo attualmente abbiamo sì comunque Koné, Schaudone, Petrucci e Ba, che comunque sono quattro, però comunque un giocatore per sostituire Bruccini secondo me servirebbe, anche perché comunque non so quanto Ba o quanto comunque uno Schaudone che seppur un non buon giocatore però non so quanto possa reggere quindi i ritmi magari di tante partite consecutive, quindi secondo me magari un sostituto servirebbe, anche perché se cedi ovviamente poi devi anche cercare di far entrare. Vediamo, si parlava all'inizio mercato di Lollo dal Bari, vediamo un po', sinceramente non lo so. Ripeto, scrivetemi qua sotto voi cosa ne pensate della cessione di Bruccini. Io ripeto, sono dispiaciuto perché è un giocatore che ha fatto la storia del Cosenza degli ultimi anni, però è una cessione che è inevitabile, prima o poi sarebbe andato via. Quindi, boh, adesso speriamo che comunque il Cosenza trovi un sostituto all'altezza, perché comunque serve un giocatore di buon livello lì a centrocampo, al posto di Bruccini. E vediamo un po', ragazzi. Comunque a questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.